lei saprà che quando c'è un aumento continuo di prezzi, sì, si parla di inculata. No, di inflazione, signor Giovanni, la prego. Ho capito, ma siamo in televisione. Quando un pezzente come lei chiede un prestito alla banca, sì, il pezzente come lei ridà alla banca i soldi col cazzo, no, col carico di interesse. Seconda domanda. 100.000 euro, sì, speriamo, ne fai la stavolta. Iniziamo con una domanda semplice. No, io non vado avanti però. Perché? Perché lei non è Amadeus, lei è Max Dorfman. Io ho capito. È uguale. Non è media del tuo, io tu vuoi Amadeus. Tu vuoi Amadeus. Ma magari. Ama! Se no andiamo avanti stasera. Buonasera. Finalmente. Grazie, io sono per fare realmente il quiz. Perfetto, quello che È difficile come domanda, quella non la so tanto bene. Dai, ma che ha mangiato a pranzo oggi? Che c'entra sta? Che c'entra? Che ne so? Ci sento un odore strano. Si ama. L'hai sentita? No. Allora, che dice? Che fa? No, ho visto che sei piegato. 100.000 euro, signor Giovanni, attenzione. Sì. Giovanni, come voglio. Io realmente ho 100.000 euro da darle, signor Giovanni. E io mi emoziono, guardi, solo al pensiero. Se lei ovviamente mi dà le risposte esatte. Assolutamente sì. Mia moglie, se no stasera. Iniziamo? Pronto? Sì, quando vuole. Ricordiamo al pubblico che lei è sempre un povero disgraziato. Litto, cassa il tè, grato, perfetto. Però sono cose mie queste, anche se non ieri c'è loro, non è che gli prego. Lei è concentrato? Sì, sono concentratissimo. Preparato? Sono concentrato. Non perdiamo tempo, attenzione. Da anni sono concentrato. Veniamo subito alla prima domanda. Sì. Una domanda facile per arrivare a 100.000 euro. Bene, bene. È pronto? Prontissimo, io sono nato pronto. Sì. Signor Giovanni, mi dica. Attenzione, parliamo del 4 agosto 1980, sì, giorno in cui lei con il suo Ape Car andava a Mignotte, a Milano, signor Giovanni, andava a Milano. Ogni tanto, però anche lì vado ogni tanto quando posso, che ho tutto da parte, vado pure. Andava a Milano. Esatto. E caricò una ragazza sì, che poi sarebbe diventata sua moglie. È mia moglie, sì. La domanda è la seguente. Sì. Deve dirci il nome di sua moglie. Ma che domanda è? Mia moglie, saprò come si chiama, no? Signor Giovanni, però lei non può interrompere perché è la regola del quiz. No, cioè, certo, però. Io faccio la domanda, ci sono quattro opportunità, quattro multiple choice. Okay, quattro multiple choice, quattro possibilità di risposta. Multiple choice. Il nome di sua moglie è. Sì. Ettoruccia, Brunilde, Asfittica. Asfittica, che nome è Asfittica? È il computer. Ma che computer c'ha lei? Il computer mi scrive Asfittica. Quarto ed ultimo nome, Eleutonia. No, mia moglie si chiama Elvira. Esatto, un applauso, esatto, signor Giovanni, la risposta è esatta. Complimenti. No. Vediamo la domanda da 100.000 euro. Bene. Lei mi diceva che i 100.000 euro le occorrono per comprare un nuovo fur. Goncino per mio zio, perché gli poi aiuto a portare la frutta nei mercati di gennaio a bottega ogni tanto. Bravo, per in bottega di mio zio. 10 euro, gli do una mano a portare. Sì. E poi mi diceva che comprerà delle scarpe ortopediche a sua cognata, che poverina è un po' zoccola. No, zoppa, che qua non c'è mia moglie, va là, viene là, mi tocca, mi provoca, mi mette le mani addosso, io non so che fare, perché... Non so, sono problemi che ho a casa io. Mi diceva anche che se avanza qualcosa comprerà un televisore per sua suocera, certo. Molto carino questo, che passa tutte le sere a Ro. Per caso a noi, no. La televisione, perché non mi fa vedere le partite, mi fa vedere i film, chiacchiera. A rovistare tra vecchie foto e vecchi ricordi, povera donna. Mettiamola così, però in realtà. Signor Giovanni, parliamo di economia. Economia però è difficile,
Silenzio. Vabbè. Non è difficile. No, no. Del resto anche lei a casa, sono con sua moglie, sì. Prima di fare la spesa guardate ovviamente le entrate, i risparmi, i costi, insomma, si fa anche lei due conti. Così, no, perché no. C'è una lira e quindi non... Due conti, signor Giovanni, si fa due conti, non siamo volgari, la prego. Soldi, che... La prego. Economia. Sì. Economia. Le farò tre domande facili di economia. Santucci, una curiosità, da dove deriva la parola economia? Ce lo può dire lei? Sì, economia sì. Deriva dalla parola greca composta da due nomi, sì. Oikos, casa, e nomos, grazie Santucci. Perché l'economia una volta era soprattutto fisica e la si insegnava nei corsi scolastici al femminile, proprio come gestione della casa. Santucci, per favore però, e devo fare le domande, io non è che può parlare un minuto, non cinque minuti. Questo non ci fa giocare però, lei non può parlare. Ho capito. Non ci fa giocare questo qui, se andiamo avanti così. Per forza. Non gli dia te, non gli dia spago. E c'ha ragione, non ci fa giocare, bravo. Non gli dia spago per favore, perché come quello passa... No. Si è concentrato, sì. Giovanni. Sì, sì. 100.000 euro saranno suoi, sì. Se mi risponde esattamente a sì. Queste tre domande di economia. Bene. Prima domanda. Sì. Quando un pezzente come lei chiede un prestito alla banca, sì. Il pezzente come lei ridà alla banca i soldi col cazzo? No, col carico di interessi. No, è che gli do, se ce l'ho gli do, ma se ce l'ho, siccome non ce l'ho, non gli do. Col carico di interessi, signor Giovanni. Sì, vabbè. Dai, seconda domanda. Un poveraccio come lei, signor certo. Giovanni. Grazie. Pago ogni anno allo Stato le tasse. Bravo. E perché bravo. Non mi rimane il cazzo per pagare? Bravo. Terza sì. Domanda. Certo. Prima però devo fare una premessa. No. Lei saprà che quando c'è un aumento continuo di prezzi sì. Si parla di inculata. No, di inflazione, signor Giovanni, la prego. Ho capito, ma siamo in televisione. No, lo so, c'è una scusi, però con l'euro l'hanno nominato. Ho capito. Quindi la fregatura ci sta sempre. C'è la terza e ultima domanda sì. Che vale 100.000 euro, ma prima però, signor Giovanni, c'è il momento ovviamente della scossa. No, no, pure lei che la scossa, arriva la ballerina mezza aiuta, lei mi si ringrifa un'altra volta. Ma che mi ingrifo? Ma come si ingrifa, se non anche la ballerina? Prima a me la domanda non mi fa manco lei, ma io ci speravo. Prima la domanda da 100.000 euro è il momento della scossa! Come al solito. Non immaginavo che andava a finire così. Signor Giovanni, sì. È pronto? Sono prontissimo, sto studiando tutto. Rilassato, sta sì, bene? Sì, sì, sì. La vedo in forma, si è dimagrito un po'. Un pochino, non si magna. Non so. Insomma, purtroppo non ci stanno i soldi. Allora, diciamo, se fanno solo un pasto al giorno, un po' ridotto. Ridotto. E quindi, sì. Però mi immaginavo. Perché i soldi me li prendo tutti io, vero Santucci? Sì, ama tutti tu. Non immaginavo che andava a finire così. Signor Giovanni. Sì. È pronto? Sono prontissimo, sto studiando tutto. Rilassato, sta sì, bene? Sì, 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 sì. La vedo in forma, si è dimagrito un po'. Un pochino, non si magna. Purtroppo non ci stanno i soldi. Allora, diciamo, se fanno solo un pasto al giorno, un po' ridotto. Ridotto.